Parra, ma è stato certamente un uomo intraprendente, è stato un dono provvidenziale per la Chiesa nascente, un mediatore, un uomo di emergenza e un uomo di intercessione. Fedele al suo nome, il figlio dell'esortazione, ha visto la grazia del Signore nei suoi viaggi, nelle sue visite apostoliche, e saputo rallegrarsene e senza indugio si è messo a servizio della Chiesa nei suoi nuovi passi, nelle nuove frontiere, invitando i fratelli della comunità di Antiochia a perseverare con cuore risoluto nel Signore. Ha accompagnato Paolo da Tarso ad Antiochia e si è dedicato interamente all'evangelizzazione. Glorioso San Barnaba, sulle orme di Cristo ha saputo seminare nei cuori degli uomini, lontano da Dio, il seme del Vangelo. Primo tra i protagonisti della Chiesa in uscita, Barnaba è testimone del risorto, si è fatto povero per servire i poveri, anche lui spogliato di ogni bene terreno. È diventato un altro Cristo e risplende mirabilmente nelle sue opere apostoliche. Oggi onoriamo tutti quei discepoli missionari, intrepidi e coraggiosi, che mai smettono di sporcarsi le mani per condividere le gioie, le sofferenze, le speranze del mondo. Con la generosità e la solidarietà che ha avuto Barnabo nella sua vita, nella sua esperienza apostolica, vogliamo anche noi trovare un esempio di come soccorrere i poveri e i sofferenti. Insomma, come andare incontro con l'animo aperto e libero di Barnaba al volto visibile di Cristo.